Ciao a tutti, pagliacci e pagliacci, come cozzo, benvenuti a Bomba, ben ritornati a Bomba in questo nuovo video della vita reale da calciatore con il nostro Cristiano Ronaldo, grande bomber. Allora ragazzi, questa piccola intro di pochi secondi, spero che sia andata un pochi secondi, vi voglio dire che questo video sarà stupendo perché Ronaldo verrà fermato dai carabinieri, inizieranno a fare riste, storie, più chi ne metta. Quindi non perdete questo video perché Ronaldo non ha mai avuto questi tipi di problemi, ma oggi ragazzi, per fare il buffone, perché anche Cristiano Ronaldo fa il buffone flexa, avrà questi tipi di problemi. Ci tengo a precisare anche un'altra cosa molto importante che succederà nei prossimi giorni, credo. Arriveranno degli episodi molto particolari e molto diversi, quindi diciamo sto pensando a una nuova storyline per dei nuovi episodi. Quindi nei prossimi giorni non perdete i prossimi episodi, so che è iniziata anche la scuola, quindi cercate di fare il possibile. Usciranno nuovi episodi per quanto riguarda la serie di Ronaldo Junior, degli episodi di Fortnite molto particolari, quindi vi aspetto ragazzi, anche su Cristiano Ronaldo. Quindi mi raccomando assolutissimamente a non perdere i video che verranno in questa settimana e la prossima, perché sono dei video belli, inediti, con una nuova storyline, ragazzi, veramente bomba. Bene, passiamo allora subito al video. Mi raccomando, bene, mi piace a bomba, iscrivetevi al canale così non vedrete tutti i prossimi video. E vi ricordo che a fine video, soprattutto gli ultimi 5 di voi che mi hanno messo mi piace alle foto, potete farlo seguendomi su Instagram, che trovate qui in descrizione. Basta che cercate @Chiocciola Anthony e il gioco è fatto. Quindi vi aspetto. Benvenuti qui, c'è il nuovo Cristiano Ronaldo, il nostro CR7, che ieri, attenzione, ha segnato la sua prima doppietta in Serie A, i suoi primi due gol, dato che sembrava tipo bloccato in un certo senso, però ce l'ha fatta, ha segnato i suoi primi due gol, quindi auguri a Cristiano. Bene, guardate un po' dove ci troviamo. Siamo da Simon, esatto, siamo al Premier Deluxe Motorsport. E guardate un po' con che cosa siamo. Tada! Siamo con la moto Supreme. Allora, innanzitutto voglio attirare la vostra attenzione sulla nuova felpa di Cristiano Ronaldo, che è appena uscita fresca 5 giorni fa, e che è una felpa, ragazzi, Supreme in collaborazione con un altro brand che si chiama Comme des Garçons. Quindi spero che vi possa piacere, spero che vi piace come è stata ideata anche su GTA e come l'ho fatta, insomma. Spero vi piaccia addosso a Cristiano, almeno lui ce l'ha, dato che nessuno è riuscito ad averla, quindi buon per Cristiano. Quindi spero vi possano piacere anche questi nuovi dettagli particolari che vedete con l'andare avanti della serie. Ok, tralasciando la felpa che è stupenda, qui non mettiamo in dubbio, stavamo parlando un attimo con Simon, infatti ora forse dovremmo parlarci. Allora, Cristiano e Simon, ragazzi, devono parlare un attimino della moto Supreme di Ronaldo, perché a quanto pare ci sono stati dei problemi che Cristiano ha riscontrato ultimamente, non so, forse per quanto riguarda come è stata fatta, il motore, eccetera eccetera. Sono stati trovati dei problemi particolari e Ronaldo si è un po' incazzato, perché siccome lui voleva fare il pagliaccio, no? Poteva seriamente morire andando a una velocità molto molto pazzesca. Infatti il nostro meccanico di fiducia sta controllando se questo è tutto bene, è tutto a posto, cioè se non ci sono più problemi, perché ovviamente mi ha fatto una revisione bella, rapida, veloce, in modo tale che io possa schizzare come un pazzo a 300.000 km orari col motore, alzare un altro po' pure i piedi così e fare il pazzo. Perché, cioè ragazzi, quando avrete un motore in mano vi accorgerete che avere un motore in mano provoca seri problemi di velocità. E la chiudiamo. Il meccanico mi ha chiesto di fare un giro rapido qui per vedere se è tutto a posto, dato che come premo l'acceleratore il motore parte, la moto schizza via, anche perché come ho già detto è una moto molto particolare, ragazzi, per cui dovremmo farci anche molta attenzione. Però a me sembra che sia tutto a posto, tutto bene, cioè anche quando sterzo, vediamo la frenata. Ok, sembra essere a posto, perché come avevo detto avevo problemi di frenata e non riuscivo bene a sterzare a destra e a sinistra. Infatti ora vedete il motore sterza senza alcun tipo di problema. Guardate il casco di Ronaldo, da dove cavolo è uscito? C'è un casco con un teschio! Ma è bomba, è schiere, vabbè, in ogni caso siamo pronti per fare bordello. Tutto sempre più reale. Ci fosse uno di voi ragazzi che mi avesse detto nei commenti, da quando ormai la serie non la guardate più perché me ne accorgo anche delle visualizzazioni, ci fosse comunque uno che mi avesse scritto: la serie sta diventando sempre più bella, sempre bomba, con nuovi dettagli, cioè una cosa che non troverò mai da nessuna parte. Ci fosse uno che mi avesse scritto, vabbè, in ogni caso, amen. Voglio assolutamente testare la velocità di questa bomba, ragazzi, su strada. Adesso, oddio ragazzi,
sta diventando una gara tra Ronaldo e il camion, il furgoncino della spazzatura. La vince Ronaldo, signori, lui proprio la vince. Allora, ragazzi, vi stavo dicendo, a me sembra che sia tutto a posto. Sto provando a sterzare, vabbè, voi non lo vedavate, no? Ma adesso la sterzata, come vedete, è praticamente tutta fluida e anche in velocità. Cioè, nel senso, la velocità era già una bomba, proprio era frenare. Infatti, se noi freniamo di botto adesso, vedete, frena. Mentre prima aveva dei problemi il freno, no? Quindi, siccome il freno funziona a bomba, posso anche frenare! Ragazzi, perché ora, cioè, vedete, allora, voi ne accorgete anche voi se un giorno avrete un motore. Non lo fate perché sennò crepate. Quando avrete, oh merda, quando avrete un motore, vi accorgerete voi stessi che la velocità vi prende la mano e vi fa accelerare come i pazzi, un po' come sta facendo il nostro Ronaldo. Quindi ragazzi, fate molta attenzione. Ecco, vedete, ora sta sbandando. Comunque, in ogni caso, prima ragazzi non sterzava così, ma mi sterzava tipo così, pianissimo, e non riuscivo ad avere il controllo se andavo tipo a una velocità pazzesca. Cioè, guardate, questo motore va a bomba, ragazzi, arriva a 240, porca miseria, guardate, tocca i 240. Ho rallentato un attimo perché voglio provare a impennare. Schere, madonna ragazzi, è una bomba, CR7 proprio, dovrebbe fare la MotoGP, non altro che il calcio. Guardate con che scioltezza, wow! Anche perché sono senza patente, perché sono uscito giusto un attimo di casa per dare la moto a Simon per fargli fare la revisione, e dopo sei tornato, sanno che la mano della velocità mi ha preso, mamma mia che sgommata, e adesso sto qua come un pazzo. Ok ragazzi, velocità pazzesche per una moto pazzesca. Cioè guardate quando stiamo andando, ci stiamo superando tutte le auto. Guardateci. Oddio, che è successo? Mi devo fermare, perché mi ha fatto oddio ragazzi, mi ha fatto indice di fermarmi e non c'ho. Oh merda, non ho manco la patente adesso. Oh cacchio. Ok ragazzi, siamo nella merda. Intanto leviamoci il casco che ora non ci serve. Ci sono tre carabinieri, forse questo penso sia un maresciallo, e siamo nei guai perché uno ci ha chiesto la patente perché ha visto che andavamo troppo veloce. L'altro invece ha detto che appunto stavamo troppo veloce, quindi ci hanno chiesto patente, libretto, cosa importantissima che non abbiamo. Ok, sono andato un attimo a prendere la moto perché doveva fare una revisione, eccetera, eccetera. Il signore mi sta continuando a dire, cioè stanno facendo discussioni ragazzi. Lui dice che doveva avere la patente, sto dicendo che la patente non ce l'avevo, e si sta incazzando seriamente. Mentre l'altro sta avendo, diciamo, un comportamento normale, cioè si sta facendo i cazzi suoi, per dire così, e non sta dicendo niente. L'altro si sta incazzando e sta dicendo che andavamo troppo veloci. Siamo senza patente, senza libretto, senza carta d'identità, perché ragazzi sono uscito veramente un attimo e non ho preso niente. Adesso che adesso ci dovrebbe fare una multa, ci dovrebbero portare in caserma. Ma sta scherzando? Cosa? No, non se ne parla proprio. Ma voi vi scordate che io salgo in quella macchina? Sì che è stupenda ragazzi, un Alfa Romeo, una Giulietta bomba con dei carabinieri, cioè per carità è stupenda. Ma non ci salgo lì dentro. Infatti ragazzi, Cristiano sta continuando a fare storie, sta dicendo no, io non ci posso salire, non posso salire. E il poliziotto sta continuando a intimare di salire. Ronaldo non vuole salire. Ronaldo, sai che c'è? Siamo deidratati. C'è solo una cosa da fare. Le opzioni sono due. Tanto ormai, ragazzi, siamo nella merda. Quindi o scappiamo e siamo nella merda in ogni caso, oppure li affrontiamo e siamo nella merda in ogni caso. Quindi in ogni caso, qualsiasi opzione scegliamo, rimaniamo nella merda. Partita una stella, come ben potete vedere anche dalla mappa che luccica di blu e rosso. E adesso sono nei guai, quindi c'è solo una cosa da fare. Sì, via, campo segreto, atterriamo tutti e due, via, scappa Ronaldo, scappa, via. Sì, è troppo tardi. Allora ragazzi, sapete in che situazione sono? Sono in una situazione che appena ho messo piede sulla moto mi è scattata la polizia. Questi due tipi, diciamo che si sono messi tutti e due con la pistola, e ci sta il primo poliziotto, quello che vedete da sinistra, che mi sta intimando di non fare queste cose perché andiamo peggio. Eh sì, esco, va bene, scusate. Ragazzi, non avrei mai immaginato di vedere Ronaldo in questa situazione dove ci sta un carabiniere che ci sta puntando la pistola in faccia. Ma quanti anni avrà questo? Avrà 60 anni, porca miseria, sto maresciallo. E poi ci sta questo qui che almeno ha capito e ha la pistola comunque a portata di mano. In ogni caso, questo qua ci sta dicendo che così facciamo sulla situazione di stare maledettamente calmi. Ok, sì, siamo calmi. E intanto, ragazzi, siamo per essere arrestati dai carabinieri, portati in caserma dai carabinieri per non si sa quale cazzo di motivo. So perché non avevo una cazzo di patente, maledizione. E adesso chi la lascio? Non posso lasciare questa moto qui e venire in macchina con voi. C'è un carabiniere che sta facendo la guardia al deposito, infatti lì c'è la mia moto che mi verrà sequestrata, da quello che ho capito. Oddio, ma che è che mi sta chiamando? Ah sì, l'altro poliziotto mi sta intimando di entrare. Sì, ora entro. Ok ragazzi, questa è una situazione di merda perché sono incacchiato, sono
incavolato nero perché io sono uscito un attimo, ce l'ho spiegato, l'ho già spiegato, porca miseria, quante volte ho spiegato la stessa cosa? Non posso pagare e andarmene, no, non si può fare, non si può fare, non si può fare, dicono che con i carabinieri non funziona in questo modo. Ma come non funziona in questo modo? E come dovrebbe funzionare? Ora dobbiamo essere trattenuti perché abbiamo picchiato, cioè picchiata, gli abbiamo fatto solo un colpo segreto, l'abbiamo spinto, per loro è picchiato e ci hanno sequestrato anche la moto. Bene, benissimo, adesso siamo sì che siamo nei guai. Posso fare una chiamata? Posso chiamare Ronaldo Junior? Manco mio figlio posso chiamare, manco mia moglie. Ok, sinceramente questa è una pessima situazione in cui trovarsi. E fatemi sapere nei commenti come vorreste che finisse questo tipo di situazione, anche perché Cristiano Ronaldo si trova un po' nei guai. Per cui, se il video vi è piaciuto, ragazzi, mi raccomando che Ronaldo lo vedo un po' impaziente. Mi raccomando, ragazzi, bombate un bel mi piace, iscrivetevi al canalozzo perché, come già detto, arriveranno tanti altri video belli da vedere in questa settimana e quindi supportatemi anche iscrivendovi, quindi mi raccomando, sapete che ci tengo. E come vi prometto sempre, anche qui in caserma, ragazzi, e Ronaldo, salutiamo le ultime notifiche di Instagram. Vogliamo salutare Onofrio Perina 2007, Angelo Corvetto, Michael Giuliani 420, GGLG e Manux 006. Questi sono i 5 bomberini che Ronaldo ha salutato con questo infame che ci ha arrestato. Veniteci a seguire su Instagram. Basta cercare semplicemente @realentoni, mettere mi piace alle foto e seguirmi. Avrete la possibilità di essere salutati dal nostro Ronaldo in carcere. Quindi mi raccomando, fate, sapete. Bene, vi ricordo che in descrizione trovate le maglie limitate di Omegozzo. Se volete, passatele a prendere. Grazie per essere stati insieme a me anche quest'oggi con i carabinieri. Grazie a tutti per la visione. E noi ci becchiamo al prossimo video. Omegozzo è. Estere.